Sta cominciando a prendere forma il suggestivo ponte di Bacche che collegherà la Salute a Piazza San Marco per il passaggio in papamobile del Santo Padre Francesco domenica 28 aprile a Venezia. Sarà la stessa struttura che viene utilizzata nel mese di ottobre per il passaggio della Venice Marathon con gli atleti. La visita di Papa Bergoglio, di cui ieri ricorreva l'onomastico, non bloccherà la città completamente. Ma ci saranno, come ovvio, importanti modifiche dalla mezzanotte di sabato fino alle 14 di domenica, alle solite abitudini. La quasi totalità degli esercizi commerciali in Piazza San Marco, ad esempio, rimarrà chiusa e comunque non potrà iniziare l'attività prima delle ore 14. Il comandante generale della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, dà alcune indicazioni di base. Nell'area marciana potranno accedere solo coloro in possesso dei pass di accesso, saranno prese dei controlli come metal detector e non potranno essere portate bottiglie, borse, oggetti contundenti e cose di questo genere. Per cui si invitano tutti i fedeli che anche in possesso del pass di arrivare per tempo. Poi le modifiche al trasporto pubblico di linea CTV, come spiega il direttore della navigazione lagunare di AVM CTV, Gianluca Cuzzolin. Con l'installazione del ponte galleggiante, venerdì 26 cominceremo con alcune modifiche, per cui la linea 1 metterà la fermata di San Marco Vallaresso e la linea 2 farà capolinea a Vallaresso con fermata straordinaria a Salute. Poi domenica 28, a partire dalle 00 fino alle ore 14, saranno sospesi gli approdi di Salute, San Marco Vallaresso e San Marco Giardinetti, e dalle ore 9 alle ore 14 sarà interdetta la navigazione tra l'approdo di San Tomà e l'approdo di San Zaccaria. Per cui la linea 1 farà capolinea da un lato a San Tomà e dall'altro lato a San Zaccaria. La linea 2 farà capolinea dall'inizio dei servizi a Rialto fino alle ore 14.